Se ti interessa sapere come andare a posizionare i tuoi video in cima alla piattaforma YouTube, questo video è per te. Infatti voglio farti vedere, voglio mostrarti quali sono quelle tre aree super importanti, le più importanti da tenere in considerazione quando si parla di YouTube SEO, Search Engine Optimization. Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video, io sono Vincenzo Sannipoli, fondatore del metodo Tube Ranking Ninja, con cui aiutiamo imprenditori, liberi professionisti e marketer a generare più lead e più vendite sulla piattaforma YouTube in meno di 48 ore. Se ti interessa sapere di più su come massimizzare la potenza di questa piattaforma, massimizzare la potenza di YouTube, allora ti consiglio di prendere una copia del mio nuovo libro sulla vetta del tubo che puoi trovare in descrizione qui sotto al video. Prenditelo ora appena il video finisce e ti arriverà in pochi giorni a casa. Dunque, il topic, l'argomento di questo video, come detto, è come posizionare i video in cima alla piattaforma YouTube in poco tempo, velocemente. Ci sono tre aree, ci saranno delle slide che passeranno qua mentre io parlo e andiamo a vedere quelle che sono le tre aree da tenere in considerazione per andare ad indicizzare i tuoi video nelle prime posizioni. Ok? Io direi di partire subito. Se ci sono domande, se hai domande, fammele sapere nei commenti e risponderò ad ognuna di esse. Ok? Quindi la prima area da tenere in considerazione è quella delle keyword, la keyword. Che cos'è una keyword? È una parola chiave. Noi sappiamo, tu sai benissimo che YouTube come funziona? Funziona tramite parole chiave, è un motore di ricerca, così come Google. Okay? Sappiamo che YouTube è parte di Google, Google ha comprato YouTube e funzionano più o meno allo stesso modo. Cioè, noi andiamo su Google o su YouTube, andiamo a cliccare, andiamo a cercare una determinata parola chiave, una determinata keyword, perché ci interessa un certo argomento, e quindi vogliamo trovare quella che è la soluzione al nostro problema, o se non stiamo cercando una soluzione ad un problema, comunque stiamo cercando un qualcosa che ci interessa, forse è un video divertente, un video di sport, comunque noi cerchiamo qualcosa, ok? E per andare ad indicizzare i nostri video su YouTube, dobbiamo sapere qual è la parola chiave per la quale andiamo ad indicizzare appunto tale video, ok? E quando parlo di parola chiave, forse stai pensando ad una sola parola. Ecco, una delle prime tip che ti do, dei primi consigli, è quella di non volere indicizzare il tuo video per una sola parola, come ad esempio può essere, non so, soldi, salute, benessere, viaggi. Intanto perché questo? Perché questo non ci dice niente di ciò che una persona sta cercando online su YouTube in un certo momento. Se io metto ad esempio, non so, soldi, non so se una persona sta cercando come fare soldi, come risparmiare soldi, come investire soldi. Se cerco salute, non so se come stare in salute, come perdere peso, come guadagnare in massa muscolare, non lo so, devo essere specifico, perché tu lo sai benissimo, quando vai su Google o su YouTube sei specifico, non cerchi una parola sola. Quindi intanto non ci dice niente su quello che la persona sta cercando, numero uno. Numero due, anche se ci dicesse qualcosa, la competizione sarebbe troppo grande, perché troppo è la competizione per una sola parola. Quindi dobbiamo essere più specifici e quello che ti consiglio è quello di andare a voler indicizzare i tuoi video, a posizionarli per una keyword, una key phrase, se vogliamo essere più precisi, tra le 3 e le 6 parole. Ok, può essere anche un po' di più, va bene, ma almeno 3. Quindi potrebbe essere come investire i propri soldi, ok, sono 5 parole. Oppure come perdere peso velocemente, 4 parole. Come indicizzare video su YouTube, 5 parole, ok? Quindi va avere in testa una keyword per la quale poi andremo a registrare il nostro video tra le 3 e le 6 parole, ok? Detto ciò, una volta che l'abbiamo in testa perché conosciamo la nostra nicchia o se non conosciamo la nostra nicchia e vogliamo, se non la conosciamo così bene o comunque vogliamo trovare più parole chiave, ciò che ti consiglio di utilizzare è un tool, ok? Uno strumento, sì, puoi utilizzare solo YouTube, andare a scrivere qualcosa nella barra di ricerca e poi ci sono dei suggerimenti, ma non ci dice quant'è la competizione per una certa keyword, il volume di ricerca. Per questo ti consiglio alcuni tool come potrebbe essere VidIQ, V-I-D-V-E-D-I-Q, ok? VidIQ, oppure TubeBuddy. Questi due sono i migliori, più o meno hanno le stesse funzionalità, quindi uno vale l'altro, il prezzo è veramente ridicolo.
e quindi ti consiglio di prenderne almeno uno di questi. Io uso lo VidIQ semplicemente perché mi trovo meglio, ma TubeBuddy è assolutamente valido allo stesso modo. E questi tool sono molto fatti bene perché ti dicono quelli che sono il volume di ricerca per una certa parola chiave e anche la competizione per quella parola chiave, ok? Quindi non andremo a scegliere parole chiave che hanno una competizione altissima e un volume di ricerca basso, non ha senso, ma le parole chiave migliori sono quelle che hanno un volume di ricerca alto, ma comunque la competizione rimane bassa, e queste piattaforme ce lo dicono in modo proprio preciso. Dopodiché, una volta che abbiamo la nostra keyword principale, ancora stiamo parlando dell'area della keyword, dove l'andremo a mettere questa keyword? Immaginiamo come posizionare i video su YouTube, ok? L'andremo a mettere nel titolo del video e possibilmente all'inizio del titolo stesso, perché ha più rilevanza. L'andremo a mettere tra i tag che andremo ad indicare all'interno del video, che è per dire a YouTube ciò di cui parla il video, e l'andremo a mettere anche più volte nella descrizione. Parlo di questo molto bene di nuovo all'interno del mio libro sulla vetta del tubo, quindi ti consiglio di prenderlo subito appena finito questo video. Ok? Quindi in titolo, tag e descrizione andremo a mettere questa keyword principale, insieme poi ad altre keyword da inserire sempre nei tag e nella descrizione. Questo però per quanto riguarda la keyword, ok? La prima area. La seconda area da tenere in considerazione poi è il video stesso. Ovviamente YouTube è una piattaforma video, quindi andremo a registrare il nostro video. Ora che conosciamo, sappiamo la keyword per la quale vogliamo indicizzare il nostro video, dobbiamo registrare il video stesso. E ti do ora alcuni spunti, alcuni consigli per quanto riguarda il video. Intanto il video ti consiglio di farlo, la durata è molto importante, tra gli 8 e i 15 minuti, lo sweet spot, la durata ideale, direi è sui 10 minuti. Questo perché? Intanto dobbiamo sapere com'è che YouTube fa soldi, guadagna. YouTube guadagna grazie ai soldi della pubblicità. Ci sono advertiser, persone che pagano YouTube per far vedere i propri video pubblicitari, e YouTube guadagna così. Più il video è lungo, più YouTube può far vedere diverse pubblicità, quindi guadagnare di più. Dunque, quando noi andiamo a fare dei video organici, più lunghi sono, più a YouTube questo piace, perché possono far vedere più video, può far vedere più video pubblicitari. È anche vero che però dal punto di vista dell'utente, avere un video di 40 minuti, un'ora, due ore, è un po' pesante. Difficilmente una persona clicca, a meno che ha proprio tanto, tanto tempo da mettere nel guardare video su YouTube, ok? D'altro canto, se dovessi fare un video molto corto, magari all'utente va bene, perché se cerca un'informazione, si guarda un video da un minuto, chiude YouTube e sa l'informazione, che è risolto il suo problema. Però YouTube questo non piace tanto, perché a YouTube non piace quando un utente guarda un video e poi esce subito dalla piattaforma, perché non può far vedere tanta pubblicità. E dunque, una via di mezzo di lunghezza, dopo aver fatto tantissimi video io stesso e tantissimi video ai miei clienti, ho trovato che è quella tra gli 8 e i 15 minuti, ok? Per l'indicizzazione, comunque, affinché l'utente stia sul video. La lunghezza media di una persona su YouTube che guarda un video, di un video guardato su YouTube, è di circa 10-12 minuti, quindi questa è la lunghezza, lo sweet spot, lunghezza ideale, ok? Dopodiché, la formula per costruire i tuoi video. Io consiglio una formula standard, che è quella GTI in inglese, che sta per Grab, Teach and Invite. Cioè, grab, prendi l'attenzione, teach, insegna, invite è fai l'invito. Cosa significa? Avrai una parte iniziale, dove è l'intro del video, prendi l'attenzione, dici quello che le persone si aspettano nel video stesso, poi passi nella parte centrale, quella più corposa, il teach, quella di insegnare, di far vedere che può aiutare le persone, dai valore, e poi invite, l'invito all'azione. Grab più o meno è 1-2 minuti, teach può essere tra gli 8, 10, 12 minuti, e poi invite 1-2 minuti. Ok? Parlo ancora di questo benissimo nel libro sulla vetta del tubo, quindi di nuovo ti consiglio di prendere una copia. Dopodiché la qualità del video, ovviamente la qualità sia audio sia video stesso, non è che bisogna di telecamere, videocamere costosissime. Io sto registrando il video con il mio smartphone, ho un microfono qua, si chiama Smart Mic, non è nemmeno tra i migliori, però comunque è importante che l'utente senta bene e veda bene, ovviamente, perché è un video e video e audio sono importantissimi. Infine, dopo aver visto il video, quindi keyword e video, la terza area da tenere in considerazione per massimizzare i risultati è la thumbnail, cioè la miniatura, l'immagine di copertina.
Questo perché è importante? Perché la prima cosa che una persona vede quando digita una keyword su YouTube e vede i video che escono è la thumbnail, la prima cosa che nota. Dopodiché legge il titolo e poi clicca, ok? Soprattutto la maggior parte del traffico è da mobile e prova a fare una prova appunto dopo questo video, andare a scrivere qualcosa, cercare un video, la prima cosa che noterai è la thumbnail, ok? L'immagine di copertina. Ecco, la cosa importante della thumbnail è questa, che dobbiamo sapere intanto che il 90% dei click che avvengono sui video YouTube per una certa parola chiave sono nei primi 5 video, cioè i primi 5 video prendono più del 90% dei click. Se il tuo video è dalla sesta posizione in poi prenderà meno del 10%, quindi perdi tantissimo traffico. Quindi il tuo obiettivo è quello di stare nei primi 5, questo è chiaro. Una volta che sai questo, se il tuo obiettivo è quello, quello che ti consiglio di andare a fare è vai a digitare la parola chiave per la quale andrai ad indicizzare il tuo video, ok? Come posizionare i tuoi video su YouTube. Vai a vedere quelli che sono i primi 5 video per quella parola chiave, quindi le prime 5 thumbnail. Dopodiché, quando vai a costruire le tue thumbnail e puoi usare canva.com che è gratuito, c'è anche una versione pro per alcuni utilizzi, ma altrimenti è gratuito. C'è un altro tool che si chiama Thumbnail Blaster, che è molto utile, che utilizzo anch'io qualche volta. Se ti piace utilizzare Photoshop, puoi farlo in Photoshop, ci sono tanti tool, ok? Comunque, quello di costruire una thumbnail e programmare una thumbnail che risalti molto rispetto alle prime 5 per quella parola chiave, perché se il tuo obiettivo è stare nei primi 5, vuoi che però il tuo video risalti più degli altri, quindi colori diversi, colori luminosi, e soprattutto non mettere troppo testo nella thumbnail, no, massimo 30 caratteri, e cosa ancora più importante, lo scopo della thumbnail è quella poi di far leggere il video a chi sta cercando qualcosa, ok? Non è quella di spiegare tutto nella thumbnail, quindi la thumbnail non è che deve scrivere esattamente il video del titolo, il titolo del video, scusami, ma scrivere qualcosa che crea curiosità, qualche magari fare qualche promessa, che appunto qualcosa di... anche ci sono delle thumbnail con delle facce tipo bocca aperta oppure che puntano in una determinata direzione per prendere l'attenzione. Lo scopo è quello di prendere l'attenzione. Dopodiché la thumbnail, lo scopo sarà quello di far leggere il titolo e lo scopo del titolo sarà quello di far cliccare e di far vedere il video, ok? Quindi l'immagine di copertina è importantissima. Questa andrà ad influire poi su quello che è il click-through rate sul video stesso, e più alte click-through rate, cioè più le persone cliccano e più questa andrà sempre ad aiutare quella che è l'ottimizzazione dei video su YouTube, ok? Questo è tutto per quanto riguarda questo video, ovviamente non posso andare super in profondità, per questo ho scritto il libro Sulla vetta del tubo, appena uscito, che ti consiglio di comprare subito, appena il video finisce qua, cliccando il link in descrizione, e potrai sapere tutto quello che c'è da sapere per letteralmente dominare YouTube e generare più vendite e più lead grazie a questa piattaforma. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ti auguro una buona giornata e non vedo l'ora di vederti col libro in mano. Ciao!